piace qualche decima a lei. Le parentesi sono tante, onde mi confondono la mente a monte, proprio come fa l'amore. Fra parentesi di cuore, le parentesi a matita cambieranno la tua vita. Se le scrivi penna sfera, esistenza tutta intera. C'è chi usa solo penna rossa e chi mette il punto e dice basta, e c'è tanto c'è chi clicca. Guardate, quando io feci l'esame di maturità e il professore mi disse: Fischetti, tu farai un esame con i piedi, e gli disse: magari pigliasse 40 rogne. Buongiorno ragazzi, questa è una scuola serale con tutte le sue evidenti carenze. Come vedete non siamo messi molto bene, ma soprattutto la situazione è peggiorata oggi, perché noi avevamo una sola bidella, la quale sta per diventare mamma ed è entrata nel suo periodo di puerperio. Quindi mi raccomando, sporcate quantomeno è possibile, lasciate tutto in ordine fino a quando il nostro titolare non troverà una sostituta. Aiutatemi! Nascondetemi, vi prego, aiutatemi! Non vedo nessuno! Aiutatemi, vi prego, aiutatemi! Calmatevi, sedetevi e diteci che cosa vi è successo. C'è un uomo che mi sta inseguendo! E perché mi stai inseguendo? Perché quello mi perseguita, è diventato un'ossessione. Io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma chi è quest'uomo? È un mio cliente. Ah, è un vostro cliente? Sì, è da quando gli ho fatto uno dei miei servizi, modestamente. Oh, non me lo levo più di turno. Si vede che è rimasto molto soddisfatto. Sì, ma un'esagerazione. Quello da una volta alla settimana che veniva è passata 2-3 volte a settimana, poi tutti i giorni, poi 2 volte al giorno, 3 volte, 4 volte. Ma chi è Rambo? Ma forse solo questo. Poi ha cominciato pure a portare un amico, poi 2 amici, 3 amici. Ma almeno pagavano. È certo che faccio le opere di bene, scusate. Quello è il lavoro mio. Il fatto è che questi suoi amici sono sporchi. E beh, signorini, questi sono gli inconvenienti del mestiere. Sì, ma puzzavano in una maniera che faceva schifo. Si sarebbero almeno potuti fare un bagno prima di venire da me. Certo, e sarebbe stato anche giusto. E invece niente. Allora ho deciso di scappare e cambiare posto. Ah. E dove stavate? Ma in centro. Conoscete la ferrovia? Certo, a me la ferrovia faceva comodo, eh. Eh sì, perché abitando là vicino potevo andare al posto di lavoro senza prendere nemmeno la macchina. Ma che devo fare? L'importante è che quegli sporcaccioni non mi vedano più in quella zona. E volete cambiare zona? Certo. E dove volete andare? Sulla Domiziana? No, è peggio. A Via Caracciolo. Tu stai zitto. A casa mia. Sentite, il prossimo che dice un'altra parola, vi giuro, lo sbatto fuori. Ma perché? Qua non starei bene. Qua? Ma non credo proprio che faccia al caso vostro. Perché no? A me l'idea piace. Ancora? Volete stare zitti? Vabbè, scusate, questa non è una scuola serale. Appunto, per questo è che non va bene. Ma come non va bene? Io qua fuori ho visto pure un bel divanetto. Io mi metto là, buona, voi vi fate la vostra lezione e man mano che escono li servo io. Ho capito bene. Sì, certo. Su, non mi dite di no. Dalla vostra faccia si vede che voi siete una persona tanto per bene, gentile. E dalla vostra espressione ho capito che sono Assunta. E sentite, signora Assunta. Chi è Assunta? Voi, avete detto che vi chiamate Assunta. Ma quando mai, scusate? Io ho detto che sono Assunta, nel senso che voi mi assumete in questa scuola. Io mi chiamo Moira. Piacere. Piacere, ma io devo dirvi la verità, non ho ancora capito voi dove volete essere assunta. Ma qua, scusate, avete detto che questa è una scuola? Sì, signore. Questi sono gli alunni? Sì, signore. Voi siete il professore? Sì, signore. E quando avete finito voi me li passate a me? Signora, ma non ho capito bene, cioè voi quando sono finite le lezioni vi prendete gli alunni e ve li portate sul divano? Ma mica necessariamente alla fine della lezione. Anche durante gli intervalli, quando vanno al bagno, quando escono per fumare una sigaretta. Io mi metto là e gli faccio un servizio a mestiere. Professore, posso andarmi a fumare una sigaretta?
Questo io invece dovrei uscire, dovrei andare in bagno, è possibile? Qui muovete, non vi permettete di uscire. Senta, questa è una proposta assurda. Ma perché? Scusate, guardate che io vi do anche le provvigioni, eh? Ah, anche le provvigioni? Certo, così andiamo a finire in galera tutti quanti. Quale galera? Basta che mi fate una bella fattura e il problema non sussiste. Signora, ma quale fattura? Cioè, forse voi non avete capito. A noi il vostro mestiere non ci interessa. Al limite, se facevate la bidella... La bidella? Oh, e faccio la bidella. E poi chi mi impedisce di fare anche il mio mestiere mentre voi siete qui? L'importante è che io non ritorni più alla ferrovia. Madonna, signora, ma forse queste cose non le dovete dire neanche per il scherzo. Queste cose non stanno né in cielo né in terra. È un momento, però posso venire a me presto. Piacere. Leonardi, sono il capoclasse di questa brava gente. Professore, potrebbe essere una buona idea. E voi vi immaginate, la nostra scuola diventerebbe così da un giorno all'altro all'avanguardia. Sì, sì, chissà quante cose ci potrebbe insegnare. Ma che bravo. Io ci voglio fare pure dopo scuola. No, ma che bravo. Ragazzi, ma vogliamo fare i seri? Io già mi vedo i titoli sul giornale, la prima scuola al mondo a luci rosse. Ma che luci rosse? Ma come ti permetti? Ma non hai capito che io sono una professionista seria? Ah, professionista seria? Qui hai diritto che ci facciate i servizi, che ho po' di vanno. I servizi te li fai fare da tua sorella, hai capito? Signora, scusate, ma voi che mestiere fate? Io? Ma come, non avete capito? Io sono una manicurista e modestamente sono pure la più brava di tutta la zona della ferrovia. Che te possono bene dire? Io non avevo capito niente. Sì, ma pure io, comunque. Pure io. Era così chiaro? Ma signora, guardate che siete state voi che ci avete confuso le idee. Ah, oh, poverini. Eh sì, voi avete detto che ci davate pure le provvigioni. Ma certo, voi mi pagate come bidella e io vi do le percentuali sul mio lavoro di manicurista. Ci serve una bidella. Vabbè, ma ve l'ho detto che io faccio quello e quello. Io non so se è possibile. Devo parlare con il titolare. E parliamo. Almeno prendetemi in prova, senza impegno. E poi se sarà, sarà. E Leonardo, tu che dici? Io sono d'accordo. E voi ragazzi siete tutti d'accordo? Sì! Esame coi piedi e disse magari pigliasse 40 rubli.